solo far vedere il cielo azzurro luminoso, terzo che promette il diluvio universale. Con questo rossetto, sti capelli verdi, mi sembro Gem. Buongiorno e buon... Oggi è il 6 febbraio, quindi buon inizio weekly. Allora, aggiorniamoci subito sulle cose di rito. L'evoluzione dei capelli. Qui sotto non c'è più il viola, ma è rimasto solo il verde. State saluto i miei amici benzinai. Poi aspettate, che sennò devo attrezzare, devo fare l'incrocio. Ok, ci siamo. Chiudo la borsa. Buongiorno! Anzi, buongiorno per modo di dire, visto che il cielo è abbastanza uggioso, il tempo oggi fa piuttosto schifio. Praticamente c'è è coperto, cioè è grigio. Piove a sprazzi, diluvia, poi non piove, poi ridiluvia, poi non ripiove, tira vento, fa freddo, la giornata è schifo. Tutto questo io domani vado a Milano, che sono stata invitata alla presentazione della collezione nuova di Fabi. Per fortuna a Milano non è prevista neve come era previsto fino a qualche giorno fa, ma solo coperto, io l'ombrello me lo porto. E adesso sto andando per una toccata e fuga al centro commerciale al Parco Leonardo, perché mi è saltato un appuntamento che avevo adesso all'ora di pranzo. Ora sono arrivata al centro commerciale, mi faccio un rapido giro e poi ritorno al lavoro. Giuro di donarti tutto il mio amore e di esserti in momenti di difficoltà e di proteggerti. Tutto quello che ho ora è tuo. Buongiorno e buon 20 ottobre, buongiorno e buon 20 febbraio. Sono un po' proiettata nel futuro in questo momento. Allora, come va? Qui oggi, grazie al cielo, fa una temperatura abbastanza mite. Fanno 11 gradi, infatti, quindi stiamo al calduccio oggi, diciamo così. Buonasera, oggi sono a casa da sola questa notte perché Marco è al lavoro, fa la notte al lavoro e quindi sto da sola. No, aspetta, sto accendendo tutte le luci, ok. E ormai è un pezzo che fa, aspettate, che fa la notte. E vabbè, io sto da sola relativamente, con questo ci stanno i suoceri, c'è il fratello di Marco e mia, il gatto anche. Quindi non è che sono proprio sola. Però, diciamo, fa sempre un po' un effetto stare qua sotto, qua nel mio antro, da sola. Però vabbè, ci si abitua. Thank you.
e buon Natale! Oggi è il 26 febbraio e sta nevicando a Roma. In realtà nevica da questa notte, verso le 3 aveva già iniziato a nevicare, in alcune zone di più, in alcune zone di meno. Adesso sono le 8:30, 8:40 e continua a nevicare. Io ho la fortuna di aver messo le ruote, di aver messo i pneumatici quelli 4 stagioni. Quindi ho un'aderenza maggiore sull'asfalto in caso di neve e ghiaccio. Però, diciamo, forse vado comunque piano piano, perché l'importante, meglio non correre, l'importante è arrivare sani piuttosto che puntuale oggi. E ha fatto già diversi centimetri di neve, certo non sono a livelli della Val d'Aosta, del Trentino, del Nord, però comunque ha fatto la sua bella nevicata e continua a nevicare. In questo momento fa meno un grado, grazie al Burian, il vento freddo della Siberia, che ci sta allietando con questa nevicata. E vedremo poi come procede la giornata. Probabilmente oggi sia io che Marco resteremo a dormire a casa dei miei, infatti ho preso il cambio per tutte e due, perché comunque io tornerò stasera verso le 8, quindi comunque l'estate si saranno, se non si rialza la temperatura, ghiacciate. Marco ha le catene, però pure lui dice se ghiaccia non mi sento troppo sicuro di camminare. Comunque lui ha le gomme normali, se non c'è la neve non è che può mettere le catene, e quindi probabilmente resteremo stanotte a dormire da mia madre e poi vediamo come si evolve la situazione. E vabbè, quindi noi ci aggiorniamo, provo a vedere se più tardi riesco a fare qualche foto alla neve, qualcosa l'ho fatta fuori casa, vediamo poi successivamente come si sviluppa la giornata. Intanto iniziamo ad arrivare al lavoro e poi vediamo.